Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte e buona pausa pranzo per chi segue questa live in pausa pranzo. Oggi questa diretta è dedicata a un percorso particolare, un percorso di cui davvero volevo parlarvi di persona, ecco. Intanto saluto chi si sta unendo, Michela, Paolo, Nadia, Graziella, benvenute a tutti e a tutte, Eleonora e tutti gli amici che si stanno unendo. Dicevo, questa live è dedicata alla scrittura prettamente terapeutica, consapevole, strategica e al percorso dei 90 giorni di scrittura terapeutica. Riguardo a questo percorso, ho ricevuto varie domande molto belle, molto interessanti, che meritano tanta attenzione e quindi ve ne voglio parlare, voglio parlarne a tutti perché le risposte sono interessanti per tutti. Quello che voglio però subito anticiparvi, perché è davvero importante, è che oggi è il 13 febbraio e voi direte grazie, lo sappiamo anche da noi, avete ragione, ma il 15 febbraio, quindi tra non molto, a mezzanotte, scade l'opportunità di iscriversi a questo corso con una quotazione agevolata. Il prezzo pieno per questo corso è di 120 euro, ma fino alla mezzanotte del 15 vi potete iscrivere a 90 euro. Ho voluto tenere la quotazione sia in un caso che nell'altro accessibile. Intanto saluto tutte le persone che si stanno unendo a noi, perché davvero voglio che sia data a quante più persone possibili l'opportunità di partecipare. Questo percorso dei 90 giorni, in questo percorso dei 90 giorni c'è davvero tutta la mia volontà di far arrivare alle persone quanto uno strumento così semplice come la scrittura possa farci bene e possa portarci in consapevolezza. Quindi questo ci tenevo a dirlo. Adesso, prima di arrivare alle domande, preciso che sono 90 giorni, dal 1 marzo al 31 maggio, e voi che siete più bravi di me in matematica direte subito: non sono 90, ma sono 92. Avete ragione, gli ultimi due audio saranno dedicati a darvi indicazioni e istruzioni per poter continuare questo percorso anche in autonomia, perché questo è fondamentale. L'obiettivo è che questo percorso vada a stabilire un'abitudine. Sapete che si parla tanto, ma quanto tempo serve perché un'abitudine diventi radicata? Qualcuno dice 21 giorni, no? I famosi 21 giorni, qualcun altro dice 30. Su 90 giorni ci sono molti studi, si è d'accordo nel dire che con 90 giorni c'è davvero la possibilità di radicare bene un'abitudine. A me importa anche però che facciate esperienza. Buongiorno, buongiorno a chi si sta unendo. Mi fa molto piacere stare con voi. Dicevo le domande. Prima ci tengo a darvi un'indicazione utile perché a volte su questo aspetto c'è un po' di confusione. La scrittura che chiamiamo terapeutica, la scrittura non dovrebbe aver bisogno di nessun aggettivo, secondo me, perché sia che si pratichi la scrittura creativa, la scrittura consapevole, espressiva, la scrittura ci porta sempre in introspezione, è automatico che questo avvenga. Comunque, la scrittura cosiddetta terapeutica non è una scoperta di questi anni. È vero, in questi anni se ne parla sui giornali, se ne parla anche su molti canali, ma è antica la scrittura terapeutica, risale tanto indietro nel tempo, addirittura risale al terzo secolo d.C., ma ci sono anche prima indicazioni. C'è l'arte della scrittura, che è uno dei primi trattati che parlano di scrittura, che la configura già come una forma di introspezione. Quindi pensiamo quanto è antica e quando arriva in Italia. Non è arrivata in questi anni in Italia. In Italia è arrivata da tanti anni. Dopo gli studi di Painbaker c'è una grande diffusione, poi negli anni 70 in Italia della scrittura terapeutica, dopo gli studi e i testi di Rita Charon sulla medicina narrativa, cominciamo a capire, siamo negli anni 70, quanto la scrittura sia importante, quindi inizia a diffondersi. Diciamo che
Per molti anni c'è stata avversione, ma oggi no, non è più così. E anche voglio sottolineare il grande contributo che ha dato alla diffusione della scrittura terapeutica in Italia la Libera Università dell'Autobiografia, che nasce nel 1998. Quindi, insomma, si inizia, già da tanti anni che in Italia parliamo di questo. E cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo anche raccolto tanti dati, che ci sono tante sperimentazioni che ci mostrano il valore terapeutico della scrittura. Come ho detto tante volte, chi mi segue lo sa, dire che la scrittura è terapeutica vuol dire che la scrittura ci fa bene, non vuol dire assolutamente che va a sostituire pratiche mediche, percorsi terapeutici che noi stiamo già praticando. Ecco, ci tenevo anche a darvi questa indicazione. Se avete domande, volentieri. Rispondo, ecco, alle vostre domande con molto piacere. Vado però a rispondere ad alcune domande, come dicevo, belle, importanti e che meritano un tempo di risposta. Intanto, vi dico però ancora prima qualcosa su quelli che sono i benefici della scrittura. Ma quelli concreti, non quelli di pacca sulla spalla scrivi che ti fa bene, perché non è quella lì la scrittura introspettiva. Quando noi arriviamo davvero in profondità, non è mica facile affrontarla quella scrittura. Io dico sempre una sorta di scartavetramento, ci portiamo via qualche pezzettino di pelle, nel senso che se siamo onesti, se siamo autentici, è una scrittura che ci mette di fronte a noi stessi e quindi noi stessi, come ben sapete, molti di voi che seguono sono già persone che scrivono e ci sono anche tante persone che sono coach. Saluto Manuela che è una grande coach, Manuela Soluzione Carriera, che mi chiede, rispondo subito alla tua domanda, poi torno ai benefici, quanto tempo al giorno richiede il percorso? Non sono sicura di riuscire a farlo perché ho tanti progetti aperti in questo momento. Sì, intanto il percorso richiede il tempo che volete dedicargli. Sono esercizi che possono essere svolti in 5-10 minuti e poi ripresi. Ci sono esercizi che richiedono tempi di scrittura che possono essere anche più lunghi, possono andare dai 10 ai 15 minuti, poi siete voi a deciderlo. L'esercizio si può esaurire in questo tempo, ma potete, se sentite la voglia, il desiderio, andare avanti a scrivere. Io poi in ogni esercizio dico, questo è un esercizio che richiede prima qualche minuto di riflessione, oppure... questo è un esercizio che dovete fare d'impatto, quindi lo dico prima e così potete organizzarvi. Non porta via tempo, ripeto, va dai 5 ai 15 minuti, ma siete sempre voi a deciderlo. Ci sono esercizi su cui poi, come dicevo, potete tornare. E rispondo anche a Alessandra che mi chiede perché è più utile scrivere a mano. Perché la mano è arrivata tanto prima della tastiera, il nostro cervello riconosce la gestualità e la scrittura a mano va a innescare prima la parte creativa del nostro cervello. Aggiungo che poi sono tantissimi benefici, se volete trovate anche un articolo sul mio blog dedicato alla scrittura a mano, ma la scrittura a mano, se ci pensate, la postura ci porta già a una concentrazione su noi stessi, quindi sono tantissimi i benefici della scrittura a mano. Questo percorso io vi consiglio di scriverlo a mano. So già che qualcuno mi ha detto: io ho l'opportunità di scrivere davanti al mare, meraviglioso. Qualcun altro scriverà di sera, qualcun altro di mattina presto, qualcun altro in pausa pranzo. Per cui trovate anche la modalità che per voi è più congeniale. Certo, nulla vi vieta di usare la tastiera, ci mancherebbe altro, ma il mio consiglio, il mio suggerimento è utilizzate la scrittura a mano. Ricordate che c'è una frase bellissima di Lidia Ravera che dice: l'insopportabile quando è scritto è disarmato. È una frase bellissima e qui ci dà proprio il senso del primo beneficio della scrittura. Adesso Pupi ti rispondo subito perché la tua domanda è utilissima. Dicevo l'insopportabile disarmato, perché quando noi scriviamo facciamo
facciamo un passo indietro da quello che stiamo vivendo, dal disagio che stiamo vivendo, lo vediamo sotto una luce diversa. Per cui il primo beneficio è che prendiamo in qualche modo le distanze da quello che stiamo vivendo, che magari è molto pesante, e andiamo ad averne una maggiore consapevolezza. Sicuramente questo tipo di scrittura è una scrittura che porta calma. E tant'è vero che qualcuno durante il webinar che abbiamo fatto, dove ho fatto fare anche un esercizio di scrittura, qualcuno poi mi ha scritto: mi sono sentita molto calmo, mi sono sentita rilassata. Questo è un altro effetto. Perché viene usata anche la scrittura in certe situazioni? Viene usata anche da psicoterapeuti, da psicologi. Viene usata perché ha questa capacità, per un insieme di fattori, di portarci in calma, quindi entriamo in uno stato di calma. Poi non dimentichiamo mai che la nostra scrittura arriva alla memoria involontaria, la scrittura va all'inconscio, quindi va a pescare in quel fiume sotterraneo che ci scorre dentro e che non sempre portiamo in superficie. Per cui è uno strumento che in automatico arriva alla nostra parte inconscia, per quello anche dicevo che non è facile. E non dimentichiamo che però scrivendo non c'è giudizio, ma c'è osservazione di quello che noi raccontiamo. E una cosa bellissima che fa la scrittura, magari non a tutti piace all'inizio, ci mantiene nella domanda. C'è un libro bellissimo di Christian Bobin, Più viva che mai, dove lui dice che il senso è rimanere nella domanda, perché qualcuno me l'ha domandato, infatti era una delle risposte che volevo dare, perché la scrittura ci mantiene nella domanda? Ci mantiene nella domanda perché la scrittura ci fa progredire nella conoscenza di noi stessi, ed è ovvio che più camminiamo sulla strada di introspezione e di conoscenza di noi stessi, le domande aumentano, ma sono il segno del nostro progredire e della nostra crescita. Vado un attimo a una delle vostre domande, quella in cui mi chiedevate se bisogna saper scrivere. No, questo non è un corso di scrittura creativa dove una base è richiesta, non è neanche un corso di editing, per quello mi trovate in altri tipi di aule. Ma questa è una scrittura libera, dove addirittura si potrebbe scrivere anche in dialetto, in un'altra lingua, in quello che voi sentite, come vostra espressività. Non mi interessa, nessuno giudicherà mai, e non fatelo neanche voi, le vostre competenze grammaticali, sintattiche, qui non ci interessano, quindi scrittura libera. Invece mi scrive Silvia. Dice: immagino di scrivere, ho visioni confortanti nello scrivere testi, ragionamenti, i miei scritti, ma poi ho spesso dei blocchi o delle forti resistenze. Come superarle? Superarle scrivendo, perché è la prima cosa. Questo percorso mira anche a questo, a farci entrare nel flusso della scrittura, sapendo poi quando ci si deve fermare, quando magari quella scrittura può in certi passaggi diventare pesante, magari dolorosa, e allora per il momento la accantoniamo, ma il blocco, se dal blocco fuggiamo, è difficile superarlo. Quindi magari ci saranno esercizi che sentiremo più congeniali, sono proprio quelli che ho inserito in questo percorso, tanti esercizi anche di stimolo della creatività, quindi servono anche per accendere il nostro flusso creativo. E poi ce ne sono altri invece che vanno molto più in profondità e vanno un po' ad aprire quelle porte che abbiamo serrato a doppia mandata o che magari non sappiamo neanche più se ci siano. Mi chiede Luisella se questo video si può rivedere. Sì, rimarrà su Instagram, ma lo troverete anche poi sul mio canale YouTube. La scrittura di questo tipo nel percorso che faremo dei 90 giorni ha anche un altro beneficio, ne ha tantissimi, ma se dovessi elencarli, sviscerarli tutti, starei qua fino a stasera. Vi ricordo comunque che c'è anche il mio libro Scrivere per guarire, dove trovate tante indicazioni, ma il percorso 90 giorni non è il libro, è un'altra cosa, si va molto molto più in profondità. La scrittura di questo tipo che faremo, e ho inserito anche elementi di scrittura autobiografica, tant'è vero che secondo me questo corso vi servirà anche per chi vorrà porre le basi poi di una narrazione autobiografica, ci consente
una visione d'insieme che raramente abbiamo della nostra storia, del nostro percorso. Non sempre noi riusciamo ad avere questa visione, un po' perché la memoria non può tenere tutto presente, un po' perché non abbiamo le occasioni per avere questa visione d'insieme. Quindi ci serve anche per questo, oltre al fatto che sempre, quasi sempre, la scrittura, questa direi sempre, porta in noi una grande nuova energia. Io lo chiamo effetto rinascita. Ci fa sentire più forti. Ma da dove viene questa energia? Viene dalla consapevolezza di sé. In ogni situazione che noi viviamo, anche quelle situazioni che sul momento non possiamo cambiare, perché non sempre possiamo ribaltare il tavolo, diciamoci la verità. Fai quello che vuoi, se lo vuoi fai, ma non è sempre vero. Ci sono dei momenti della vita in cui non è possibile, ma se in quei momenti della vita noi siamo in coscienza di noi, siamo in consapevolezza, tanto è vero che esiste e praticheremo anche quella, perché insomma 90 giorni ce l'abbiamo di lavoro da fare, la conscious writing ci porta veramente ad avere consapevolezza di noi. E quando abbiamo consapevolezza di noi, anche i momenti più difficili li viviamo sicuramente in un altro modo. E la scrittura serve anche, lo faremo, per lavorare sulla propria visione personale, professionale. E questo percorso di 90 giorni ha davvero una marea di contenuti e sono contenuti per tutti. Poi credo che possa servire tantissimo a chi è già professionista anche della scrittura, ai coach, ai counselor, ai psicologi, ai psicoterapeuti, ai genitori, alle persone che vogliono lavorare su di sé. Quindi sono tantissime le implicazioni, i vantaggi, insomma, tutto quello che potete trarre da questo corso. Vengo ad altre domande, sul fatto che mi si chiedeva, un po' è già emerso, ma se io non sono costante, come faccio? Intanto questa è già una bella sfida per mettersi alla prova, ma è stato pensato anche, come dicevo, per andare a radicare un'abitudine. Poi nulla vi vieta, siccome l'audio che vi arriva e vi arriva su Telegram, trovate tutto nella pagina sul mio sito alessandraperotti.com, nel menu andate su corsi e trovate la pagina dei 90 giorni dettagliata, ma anche qui in bio trovate il link, quindi è ancora più comodo. In questi casi, dicevo, può essere davvero una bella sfida per andare a creare la permanenza di questa abitudine. Dicevo, lavoreremo 90 giorni e faremo anche proprio la scrittura di consapevolezza, non solo, ma anche la scrittura di strategia, quindi di lavorare sulla propria anche professione, sul proprio ruolo nel mondo del lavoro. Ecco perché dicevo, è adatta anche a tantissimi professionisti, ma a tutti quelli che vogliono lavorare su di sé. Mi avete chiesto nelle domande, va bene, l'audio mi arriva su Telegram, ma tu dove sarai? Io ci sarò, io sarò sempre presente, seguirò il percorso, ovviamente l'audio vi arriva registrato, ma la mia presenza è quotidiana. Se avrete dubbi, vi darò sempre, nell'esercizio avrete sempre le chiavi di lettura dell'esercizio. Ma se avrete dei dubbi, insomma, sicuramente potremo comunicare. Poi ci sarà sicuramente una live a metà percorso per fare il punto della situazione, ma io vi domanderò sicuramente come sta andando e quindi avremo sempre modo di rimanere in contatto, anche perché mi piacerà raccogliere anche le vostre impressioni su come sta andando, come andrà questo percorso. Una persona, anzi più di una persona, mi ha chiesto: io sto vivendo un momento di malattia, è adatto per me questo corso? Io vi dico sempre: portatevi al sentire. Siete voi, avete, insomma, se andate anche alla pagina, avete letto, c'è stata questa live che potete rivedere, andate al sentire, perché io non posso e non voglio dirvi: ah, iscrivetevi, sì, ve lo dico, ma siete voi, questo percorso va sentito, perché se no sono io la prima a dirvi: ma non venite, ma non iscrivetevi, se non lo sentite e lo fate tanto per farlo, fate altro. Se
Se volete fare questo, sentitelo. Non voglio dire che debba essere una sensazione, ah, che bello, che facile, ma un richiamo a lavorare su voi stessi. Se avete questa necessità, questa esigenza, questo bisogno, sappiate che la scrittura vi ascolta, ma affidatevi. Quindi non, o giusto farsi domande non con scetticismo, ma con fiducia. Perché poi la cosa da dire è: ma da dove viene la scrittura? Da dove verrà quello che scriverete, le vostre parole? Verranno da voi, non saranno parole mie. Io vi solleciterò, secondo determinate tecniche anche, certo, a far uscire, emergere determinati argomenti, ma sarete sempre e soltanto voi, e viene da voi. E quindi a maggior ragione vi dovete affidare prima e soprattutto a voi stessi, poi a me, agli esercizi e tutto. Ma prima a voi stessi, quindi venite in compagnia di voi stessi a questo percorso, non da soli, ma con voi stessi. Un'altra domanda, che, no, scusate, finisco di rispondere a quella sulla malattia e molte domande hanno riguardato il lutto, sto vivendo, ho vissuto, un incidente o qualcosa di negativo nella mia vita, la perdita di una persona. Non è che la scrittura mi fa stare peggio. La scrittura aiuta sempre, è un supporto. Poi sarete anche voi a sentire se un esercizio per voi va bene. Io vi darò comunque tutte le indicazioni, oppure quella scrittura lì non va forzata. Quindi poi se avrete dubbi me li domanderete, me li porrete. Però, ripeto, ascoltatevi. Sicuramente la scrittura ha aiutato tantissime persone, ci sono tantissime testimonianze di situazioni di malattia, di lutto, di altre problematiche in cui la scrittura ha permesso di portare sollievo e di osservare l'accaduto da un punto di vista differente. Sul quanto tempo mi richiede, ci aveva fatto la domanda Manuela, e quindi che tra l'altro Manuela, ecco, la ricito perché l'ho definita coach, ma mi sembra che Manuela sia psicologa. Quanto tempo mi richiede? Il tempo, come vi dicevo, sono esercizi che richiedono dai 5 ai 15 minuti di scrittura. So per esperienza che a volte la scrittura vi stimola e quindi vi si aprono porte, visioni, emergono ricordi, parole, memorie. Quindi sentite l'esigenza di andare avanti, fatelo. Non limitatevi alla sollecitazione dell'esercizio. Se sentite l'esigenza di andare avanti, di scrivere, tanto a volte lavorando con le persone da una pagina ne sono venute fuori 7-8, ma è tutto materiale per voi. Poi vi darò anche delle chiavi di lettura per capire quali magari sono gli aspetti a cui dovete fare più attenzione, perché naturalmente la scrittura è anche uno strumento di alleggerimento dove buttiamo fuori. Poi ci sono cose che non sentiamo neanche più l'esigenza di rivedere, di rileggere, quindi il tempo lo decidete voi. Io vi ho dato un'indicazione media, ma poi magari c'è quell'esercizio che lo risolvete in due righe perché avete detto tutto quello che volevate dire. In alcuni esercizi vi dirò io, qui cercate di essere brevi. Quindi fatto quello, però se poi a voi arriva altra sollecitazione, lo affrontate. Un'altra domanda che mi fate è questa. Chiara Audenino, che è un'autrice per bambini, scopritela perché è bravissima. Saluto anche Paolo, che è un editor, un writer coach. Chiede Chiara, la scrittura terapeutica mi aiuta a scegliere i pensieri utili da quelli inutili? Mi aiuta a vivere meglio? La scrittura aiuta a vivere meglio perché siamo più consapevoli. Però sì, e mi viene in mente proprio che c'è più di un esercizio per creare i pensieri ancoraggio, perché a volte, questo lo so bene, capita anche a me, più volte al giorno, i pensieri arrivano. Ma dobbiamo imparare, la scrittura ci insegna a vigilare su questi pensieri che arrivano, perché alcuni non sono pensieri, sono zavorre, sono energia che ci limita, che in qualche modo ci porta via dalla nostra strada, dal nostro impegno. Quindi sì, è un percorso che mira anche a imparare ad avere dei pensieri ancoraggio che andremo anche a costruire proprio con gli esercizi. Infatti, più di un caso vi dirò: questo è un pensiero ancoraggio, tenetevelo da parte perché lo potrete utilizzare
proprio in quei momenti particolari. Quindi, insomma, grazie della domanda perché è davvero molto utile. Intanto vedo se ci sono altre domande. Bene, un'altra domanda che mi è stata fatta è un po' più tecnica e mi si domanda se gli audio rimangono disponibili. Sì, gli audio rimangono disponibili, per cui potrete anche risentirli. Per quanto mi riguarda, rimarranno disponibili sempre. E quindi potrete tornarci su e potrete risentirli quando volete. Qualcuno mi ha detto, io ho preso comunque il percorso, lo inizierò dopo, perché in questi mesi non mi è possibile. Benissimo, quindi anche questa è una scelta che potete fare. Io vi invito, e le mie indicazioni sono cercate di essere costanti se riuscite, non è sempre possibile, non succede nulla. Riprenderete, magari ci saranno dei momenti di stanchezza, dei momenti in cui magari sarà anche un po' pesante, mettetelo in conto, sarà un po' difficile, mettetelo in conto, ma sarà anche bellissimo. Ci saranno dei momenti di grande gratificazione interiore e quindi la fatica la dovete mettere in conto, non sono a dirvi ci divertiremo, probabilmente magari con qualche esercizio perché c'è anche molta creatività. Ci divertiremo anche, ma il percorso di scrittura di sé è sempre un percorso faticoso. Per questo dicevo, richiede fiducia. Dobbiamo fidarci, dobbiamo venire in compagnia di noi stessi e richiede anche un altro ingrediente, ma questo credo che lo sappiate, il coraggio. Quando affrontiamo la scrittura di noi stessi e vogliamo essere autentici, non l'affrontiamo in maniera superficiale, sappiate che ci vuole del coraggio, perché a volte quello che emerge non l'avevamo previsto, a volte ci spiazza, a volte ci trascina a dover fare determinate riflessioni, ci mette anche di fronte a nostre azioni e a comportamenti non funzionali, ma nello stesso tempo ci mette di fronte anche a tutto quello che di meraviglioso ognuno di noi si porta dentro, quindi quel grande potenziale, quella grande energia che abbiamo e che può essere messa davvero a servizio del nostro cambiamento, ma ricordo anche perché un aspetto che mi sta molto a cuore, la scrittura che ti porta in consapevolezza è sempre una scrittura che apre agli altri, che apre al mondo, che apre alle relazioni. Questi tipi di scrittura hanno sempre un impatto benefico, questo lo dico proprio a livello personale, per me è stato proprio così. Hanno sempre un grande impatto benefico sulle nostre relazioni e sulla riflessione di che cosa stiamo noi portando nelle relazioni, nelle comunità in cui viviamo. Quindi, insomma, si lavora davvero su tanti aspetti. Qualcuno mi chiede, ma è anche utile per chi deve lavorare sul proprio cambiamento professionale, sulla propria comunicazione, quindi è adatto ai professionisti? Bisognerebbe un po' intanto sfatare sta storia che ogni tanto sento che il professionista non debba scrivere di sé o debba fare altri tipi di scrittura, certo che magari sono quelli quotidiani, ma la comunicazione vera, la comunicazione autentica, quella che arriva alle persone, è quella che ha consapevolezza di sé. Se non ho consapevolezza di me, delle mie parole, del mio linguaggio, ecco, linguaggio, che linguaggio utilizzo se non è strettamente collegato a chi sono io, a quello che voglio raggiungere, a quelli che sono i miei obiettivi. Quindi in questo percorso di 90 giorni, che come vi dicevo c'è da lavorare, ci sono anche dei passaggi di scrittura strategica dove andiamo a chiarire obiettivi, visioni. Quindi sì, è adattissimo ai professionisti perché la comunicazione poi è in costante evoluzione, perché noi siamo in evoluzione e altro non è la comunicazione che quello che siamo noi e che quello che noi vogliamo dare agli altri. Per cui sicuramente è utile ed è anzi utilissimo. Queste sono, diciamo, principalmente le domande, come vi dicevo, l'audio. Nel momento in cui voi fate l'iscrizione, vi arriva immediatamente un'email con tutte le istruzioni, in particolare con un link per collegarvi al canale 90 giorni di scrittura terapeutica di Telegram. Ci sono anche tutte le istruzioni per scaricare Telegram per chi non l'avesse ancora scaricato. Quindi queste sono le cose principali che tenevo a dirvi. Vi ricordo la scadenza della quotazione agevolata che è
la mezzanotte del 15, poi però sarà comunque sempre possibile iscriversi, anche perché dico sempre, se la tua storia non la salvi tu, se la tua storia non la racconti tu, se la testimonianza del tuo vissuto non lo narri tu, ma nessun altro lo farà. In genere, insomma, certo, se diventerai un personaggio famoso, qualcuno narrerà le tue gesta, ma non è mai come narrare se stessi. Per cui, in questo percorso dei 90 giorni ho dato anche indicazioni per chi ha voglia di intraprendere anche non solo un percorso che sarà, diciamo, quello dominante di scrittura, introspettiva, scrittura che chiarisce gli obiettivi, scrittura strategica, scrittura anche di espressività, scrittura. C'è, come dicevo, qualche passaggio di scrittura creativa, ma anche autobiografica, anche di strumenti per portare l'attenzione sulla nostra storia. Scrivere la nostra storia vuol dire onorare la nostra vita, vuol dire comunque è andata, io la mia vita la voglio ricordare, voglio dirlo, magari qualcun altro ti leggerà e tu non sai quanto possa trarre da quello che tu hai scritto. Ma volevo leggervi in conclusione per salutarvi intanto se non ci sono altre domande e se ci sono volentieri rispondo, potete farmele anche dopo la diretta, quindi insomma potete in ogni momento farle le domande, io vi rispondo volentieri. Vi leggo questo passaggio scritto da Antonio Tabucchi, molto bello, ogni tanto lo rileggo. E per restare ci vogliono le parole che continuino a farla essere la vita e la testimonino. Non è vero che verba volant, verba manent. Di tutto ciò che siamo, di tutto ciò che fummo, restano le parole che abbiamo dentro, le parole che tu ora scrivi. E non ciò che tu hai fatto in quel dato luogo, in quel dato momento, restano le parole che ti riportano emozioni, le mie, le tue, le parole che ci testimoniano. Quindi le parole che noi scriviamo sono testimonianza di noi e a chi parteciperà io auguro davvero di trarre da questo percorso, anche se sono certa che sarà così, comunque sarà una svolta, comunque sarà un cambiamento, di trarre anche una visione di sé, della propria vita, che a volte ci riporta in pace, a volte ci riporta in unione con noi stessi, a volte ci scuote, comunque una visione della propria vita che di certo ci arricchirà. Questo è il mio augurio per voi. Per cui vi invito trovate il link in bio qua su Instagram, quindi potete scoprire tutto. Ho cercato di rispondere a tutte le vostre meravigliose domande. La diretta rimane qui, quindi potete rivederla in ogni momento. E per il resto, oltre ad augurarvi, come sempre, buona scrittura e a ricordarvi che scrivere è vivere, perché? Perché la scrittura a volte ci restituisce una visione della nostra vita che se non scrivessimo non avremmo. A volte è solo scrivendo che riusciamo a vedere la verità del nostro vissuto, e riusciamo a vedere anche tanti aspetti della nostra vita che la scrittura sola o altre forme d'arte che pratichiamo sono in grado di restituirci. A questo punto, vista l'ora, io vi auguro, oltre che buona scrittura e tutto quanto, anche un buon pranzo per chi di voi ancora non ha pranzato e vi invito davvero a seguire questo percorso perché è un percorso che ho preparato, dietro c'è più di un anno di lavoro, di sperimentazione, tutti gli esercizi sono sperimentati, per cui insomma sarà un bel viaggio che faremo insieme e spero davvero di avervi con me. Quindi un caro saluto a tutti e ci vediamo presto.